Ciao a tutti ragazzi dal lab. Allora, oggi, che sto facendo oggi? Sto verniciando a polvere. C'è ancora il forno acceso, adesso è in spegnimento, in raffreddamento. Era a 180 gradi. Ho qua dei pezzi che sono stati fatti in nero opaco, che sono dei rim. Eccoli qua. Di un'azienda di batteria italiana, che ha dei rim sia cromati e neri opachi, che glieli faccio io. Ok, adesso sto facendo la seconda tranche, sono 30 pezzi in tutto. Adesso è quasi ora di aprire il forno e di spegnere tutto quanto. Adesso lo apriamo. Un caldo pazzesco che uscirà da qui. Wow, l'Africa. Ok, i pezzi sono pronti. Adesso poi pian piano li appendo e li faccio raffreddare. La verniciatura a polvere consiste in questo: vernice elettrostatica sparata con una pistola elettrostatica e messa in un forno a fondere, a polimerizzare. Ok, adesso faccio uscire sta roba. Ovviamente le prendo con le pinze perché scottano. Poi mi è entrata una cosa carina da fare, molto interessante, che ve la spiego adesso nei dettagli. Allora, questo è un vecchio timpano Pearl. Guardate che bello. È un 14, ha 6 tiranti, però qui adesso modifichiamo tutto. Allora, chi entra ha una cassa da 18, bellissima, in white pearl, che è diventata un po' antique white pearl. Abbiamo confrontato il pezzo sulla cassa e è uguale, quindi utilizzeremo l'antique per fare il rivestimento di questo timpano e di questo Tom Hollywood Meazzi, che sarà trattato a dovere. Poi metteremo dei blocchetti che ha sulla cassa in un determinato modo, che ho già visto, simil pearl, perché è customizzata anche quella. Quindi noi faremo questo lavoro in totale somiglianza alla cassa che ha. Quindi chiudiamo tutti fuori, tutti. Mettiamo dei supporti pearl al posto di questi, quelli nuovi. Poi questi qua, bellini. Mettiamo questi tre supporti pearl. Non sarà più a 6 fori ma a 8, quindi metteremo i blocchetti sia sopra che sotto. Quindi 8 sopra e 8 sotto con due cerchi nuovi. Eccoli qua. A 8 fuori. E poi si fa il roll wrap in antique. Per quanto riguarda invece questo qui, si chiuderanno tutti i fori che non c'entrano nulla. Si dà una ripulita dentro. E si fa lo stesso discorso. Si mettono i blocchetti nello stesso stile, air vent, si aggiusta tutto, insomma. Questo qui è un kittino da usare gezzino, bellino, piccolino, 12, 14 e cassa da 18. Poi mi ha dato due cerchi Lacquer, due cerchi Lacquer da 18, vedete, che lasceremo così. Faremo solo l'inlay, lo scasso, per mettere dentro l'antique che abbiamo staccato da due cerchi di un'altra batteria che non usa più. Cioè che usa, ma in questo caso li vuole così. E quindi faremo un bel kittino personalizzato, fatto per bene, per fare jazz. Ma che bello, che meraviglia.
Vero ragazzi? Adesso qua finisco di preparare questi rim che poi dovrò mandarli via. Poi mi occuperò di questo kit. E poi ci sarà una Slingerland che ve ne parlerò. Ciao a tutti ragazzi!